Sono a Scandiano, inizio la tappa appenninica che mi porterà fino a Viareggio. Alle mie spalle la Torre dell'Orologio, vicino alla Rocca dei Boiardo, che rappresenta il simbolo di Scandiano. Andiamo a vederla. Ciao, sono Ilaria, appassionata di bicicletta e di viaggi, e sono abruzzese. Quest'anno gioco in casa. Il Giro d'Italia parte dalla mia terra. Ma perché non raccontarvi l'intero giro alla scoperta delle bellezze del bel paese? Partiamo! La bellezza e particolarità del suo centro storico è sicuramente la sua rocca. Dal 2020 è entrata a far parte dei castelli del Ducato di Parma e Piacenza. Ma Scandiano è famosa soprattutto dal punto di vista enogastronomico, l'aceto balsamico tradizionale. Andiamo a conoscere i segreti di un'antica acetaia. Ciao Francesco, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta nell'antica acetaia di Scandiano. Grazie. Ci immergiamo subito nel profumo dell'aceto balsamico tradizionale. Questo è il classico ambiente dove esiste un ricambio d'aria importante e soprattutto esistono degli sbalzi termici rilevanti. D'inverno si va a 2-3 gradi, d'estate si va a 30-40 gradi. Ed è uno dei motivi che contribuiscono a produrre il nostro oro nero reggiano, perché l'escursione termica fa in modo che in inverno ci sia un deposito e un chiarimento del prodotto, d'estate ci sono delle fermentazioni, delle evaporazioni attraverso il legno molto importanti. Passati minimo 12 anni, quindi pensiamo che è un prodotto che ha un invecchiamento importantissimo, si inizia ad avere il primo prodotto che può essere chiamato aceto balsamico. La piccola è quella che dà il prodotto finito, sì. La grande è quella che accoglie il prodotto di partenza, si preleva il prodotto finito dalla piccola, un paio di litri all'anno, non di più, si rincalza con la seconda con la terza con la quarta, quindi questo è il procedimento scalare. L'aceto ha un invecchiamento che non finisce mai, nel senso che esistono batterie che hanno 200, 300, 400 anni di età. A Viareggio, la città del carnevale e della sfilata dei carri di cartapesta più famosa al mondo. Si dice che tutte le notizie del mondo finiscono a Viareggio. Sì, perché per fare i grandi carri occorrono tonnellate di fogli di carta di giornale. La materia prima dei carri del carnevale di Viareggio è la cartapesta. Siamo nella cittadella, costituita dai capannoni laboratorio, luogo magico, teatro e laboratorio artigianale, in cui si lavora la cartapesta. Alti oltre 20 metri e larghi 12, i carri sono creati per stupire il pubblico con effetti coreografici straordinari, veri e propri teatri viaggianti. La filosofia del recupero e del riciclaggio, attraverso una tecnica manuale unica, è la base della manifestazione. Ma la vera rivoluzione fu nel 1925, quando venne perfezionata la tecnica della carta a calco, da tutti conosciuta come carta pesta. Ha permesso di realizzare opere sempre più grandi, ma allo stesso tempo leggere. Il Carnevale di Viareggio, una lunga storia. La prima sfilata di carrozze addobbate a festa nella storica Viareggia, nel cuore della città vecchia, è datata a 1873. Sul finire del secolo comparvero in sfilata i carri trionfali, monumenti costruiti in legno e iuta. Burlamacco e Ondina comparvero nel manifesto per il Carnevale del 1931, prendendo spunto dalle maschere della commedia dell'arte e disegnandole in chiave futurista. Da quell'edizione sono i simboli della città e del suo carnevale.
La medesima tappa del giro si conclude qui a Viareggio, la città del carnevale e della sfilata dei carri di cartapesta più famosa al mondo. A domani per la prossima tappa. Ciao!